Ciao ragazze, oggi sono tornata con un video dopo una lunga assenza perché sono stata un po' rapita da altre cose, ma ringrazio tutte le ragazze che mi hanno scritto per avere notizie circa la mia latitanza. Mi hanno chiesto che fine avessi fatto perché insomma siete state proprio carine, mi fanno sempre piacere queste esternazioni così genuine di simpatia e di stima. Questo è un ennesimo progetto simil Filofax, diciamo, che mi è stato commissionato. Tra l'altro ringrazio Monica, che saluto, per essere stata iper ultra paziente ad attendere che glielo facessi, ma ho avuto qualche intoppo, poi insomma le vacanze natalizie, quindi insomma la ricorrenza in sé mi ha, diciamo, rapita e anche un po' bloccata. Comunque ce l'ho fatta, adesso ve la faccio vedere, diversa ovviamente dalle altre, questa è più affine ad un'agenda, nel senso che c'è il calendario del 2015 e tutta una serie di altre cose che ho realizzato apposta per Monica perché aveva delle esigenze particolari. Partiamo dalla copertina che è rivestita con carta scrap della Epifani. Di prima marketing, la carta si chiama Epifani, il pad, e che è stato rivestito con del vellum timbrato, e ho creato una taschina per metterci, adesso qua le ho messo questa tag, ma poi lei ci metterà quello che vuole. Dentro ci sono tutta una serie di journaling per poterlo integrare, e poi vari abbellimenti, un button che ovviamente, poi sono tutta una serie di scritte che ho stampato io ovviamente come sempre e ritagliato. All'interno troviamo una specie di tasca però aperta perché è formata solo da una striscia di carta, e dentro ho inserito così delle label con qualcosa per diciamo aggiungere appunti, aggiungere foto e tutta una serie di card, quelle che chiamano journaling, con tutta una serie di motivazioni e soggetti. Remember, questi anche li ho scaricati da internet e me li sono stampati tutti. Di nuovo remember, on this day, this is life, take a note. Sono molto carini perché insomma sono tutti file ad alta definizione, è sufficiente stamparli, cioè scaricarli e stamparli, sono multitasking. Qui abbiamo il primo mese che è gennaio, anche questo è un file digitale che ho scaricato da internet, ho modificato perché era tutto in inglese, quindi ho cambiato i giorni perché loro partono dalla domenica e arrivano al sabato, invece io sono partita dal lunedì che è, diciamo, più il nostro stile, quindi ho dovuto comunque rifare tutti, diciamo riorganizzare il tutto perché ovviamente anche i giorni rimanevano sfasati. Poi gli ho aggiunto dei file digitali che fanno delle macchie, insomma per decorarli, che però sono inseriti dentro il file della digitale, non sono applicati. Le applicazioni sono queste, ho messo del washi, poi le tab che lei poi insomma userà che poi lei decorerà come meglio crede, e dietro invece c'è della carta scrap di un pad della Curiosity Corner. Poi un altro file che trovo molto utile è questo, che anche ho modificato mettendo data e poi i giorni della settimana, una specie di planning che so a lei serve molto perché ha un allevamento di animali, e quindi per le vaccinazioni, per insomma tutte le varie ricorrenze legate insomma a questi animali, penso che questo le tornerà molto utile. Poi ho aggiunto anche qua dei fogli che un po' sono file che ho stampato io e un po' sono fogli invece che ho già preso così come erano. Poi appunto del journaling, dei fogli dove lei potrà scrivere ciò che crede piuttosto che attaccare cosa le serve. Poi ogni mese ha una tasca in PVC
sono delle bustine che ho comprato già di queste misure e ho vabbè, la larghezza era già quella, l'ho solo tagliate per l'altezza, che sono dei contenitori che lei userà eventualmente per metterci ricevute, fatture, scontrini, insomma tutto ciò che riterrà opportuno. Un altro file che riproduce, diciamo, dei soggetti un po' vintage, con la data, dove anche qui ci sono le righe dove poter scrivere eventualmente degli appunti. Poi si passa a febbraio, anche qua ho aggiunto, queste sono le avevo postate su Facebook, delle clip che ho decorato con della carta scrap, anche questa stampata, e con dei file che poi c'è un enamendozzo per renderle un pochino più carine rispetto a come sono in natura, che sono un po' anonime. Anche qui ho stampato il febbraio con decorato con un po' di un file che fa dei cuori tutti un po' distressati. Qui c'è una tab che ho decorato, che poi anche qua verrà utilizzata come meglio crede per attaccare delle foto, scontrini, insomma quello che meglio crede. Un altro planning, dei fogli a quadretti, un altro foglio che anche qua potrà utilizzare per scrivere piuttosto che attaccare delle foto, un'altra taschina di PVC, marzo anche qua decorato con le stelline, un altro planning e sempre dietro carta scrap, un planning, altri fogli vari per appunti, un foglio, diciamo, anche qua per attaccare eventualmente una foto, la taschina. Poi siamo ad aprile, anche qui con dei file molto carini che fanno questa macchia, simulano il cucito, molto molto carini. Un'altra clip decorata, qui sempre carta scrap, ogni tanto c'è una tag che ho decorato con timbri e varie, invece vari journaling, anche questi tutti stampati da me. Cioè stampati da me, ma non per prendermi il merito, perché io li stampo solo, li prendo già così come sono. Planning, fogli, poi taschina di PVC e un altro foglio per mettere foto e scrivere dei commenti. Poi siamo a maggio, che qua con la decorazione di un bannerino, planning, fogli vari sparsi, taschina, un altro foglietto per scrivere appunti. Giugno, sempre qui con carta scrap dietro, perché eventualmente uno gli può attaccare anche delle foto, insomma. Tab decorata con washi tape e questo bellissimo timbro della Casey Art, che è l'ultimo che ho preso, che mi piace un sacco, e il fustellato degli occhiali da sole, perché a giugno si presuppone che ci sia il sole. Planning, un foglio da attaccare anche qua foto. Luglio, anche qua decorato con washi tape, dei file digitali dietro, carta scrap decorata, planning, fogli volanti, taschina, posto per mettere foto. Agosto, stelle a profusione, perché c'è la notte di San Lorenzo, quindi insomma anche qua ho cercato di usare degli elementi che avessero affinità con i mesi. Anche qua c'è una tab con vari decori e un timbro underground della metropolitana di Londra. Planning, fogli a sto giro sono a righe, un altro per mettere le foto, anche questi sono file che ho scaricato da internet. Taschina, settembre, planning, fogli, taschina, siamo a ottobre, qui c'è un'altra tag con vari decori, un planning, questo giro l'ho messo in vellum, fogli volanti, taschina, novembre, planning, fogli volanti, un altro fogliettino volante,
un altro posto per mettere delle foto e la sua taschina. Infine dicembre, anche qua macchie, tag decorate in vari modi, col suo planning e le sue, i suoi fogli e la sua taschina. Infine qui ci sono, come anche all'inizio, questa tab che anche qua ho trovato questo file molto carino in varie versioni con vari colori. Qui ho usato il verde perché era in abbinamento alla carta scrap, che ho creato una tasca per poter inserire queste tab. E boh, e direi che ve l'ho fatto vedere un 448, è bello tosto. Qui c'è una tag che ho fatto con la fustella nuova che avevo preso dei T-Molds, bella gigante, e boh, e questo è il risultato. Se vi può essere di ispirazione, insomma, per fare delle cose analoghe, la prossima che farò sarà in stile shabby chic, perché così mi è stato chiesto, e quindi sarà una nuova sfida, perché sarà una cosa ancora diversa da quelle che ho fatto finora, e se mi daranno il permesso ve lo mostrerò per vedere cosa è venuto fuori, perché al momento ho solo idea di come fare la copertina e null'altro. Vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video e ai prossimi progetti. Ciao!